Buonasera a tutti, siamo qui in compagnia di Roberto Mazzanti, il direttore generale del Mezzolara. Buonasera Roberto. Ciao, ciao, ciao. Grazie per essere con noi a microfono bianco-azzurro. Allora, la prima domanda che ti faccio è: sei direttore generale dall'anno 2000, quanto è difficile che al giorno d'oggi amministrare una squadra di calcio? Bella domanda, è molto difficile amministrare una squadra di calcio, anche perché la difficoltà maggiore è quella ovviamente di far coincidere risultati tecnici con risultati economici. Quindi noi siamo una società un po' particolare, diciamo, nel panorama della Serie D, ci autofinanziamo, quindi bisogna essere bravi e anche fortunati, aggiungo, a fare un budget di stagione e rispettarlo. È cambiato molto il calcio, indubbiamente, dall'inizio che io ho iniziato a fare questo ruolo ad oggi. Oggi è tutto molto più complicato, ma è la vita che è più complicata. Le regole sono aumentate, sono sempre più stringenti. Quindi fare calcio oggi, come dico sempre io, ci vuole un pizzico di follia. A noi quello non manca. E come anche tu, come Max Calzolari, segui il Mezzolara dal punto di vista amministrativo da 17 anni, e com'è il vostro rapporto? Io conoscevo Max da prima perché siamo stati compagni di squadra nel Boca, dove ci siamo divertiti un bel po'. È un ottimo rapporto, se no non poteva sicuramente durare così tanto tempo. Tra di noi c'è stima, c'è assolutamente rispetto dei ruoli, non abbiamo in pratica mai litigato o discusso più di tanto, cerchiamo di prendere decisioni, poi è chiaro che ogni tanto qualche diversità di vedute è inevitabile, però una volta preso una strada si rema tutti dalla stessa parte. Lavorare con un direttore sportivo come Max Calzolari credo che sia molto facile dal mio punto di vista. In tanti si saranno chiesti il perché quest'anno Pizzoli non comparisse sulla maglia del Mezzolara. Come sta il Mezzolara? Cioè, dal punto di vista amministrativo, qual è lo stato di salute della società? Allora, l'abbandono di Pizzoli come main sponsor è stata una scelta loro imprenditoriale, hanno fatto altre scelte. Noi, credo che noi e tutti i tifosi dobbiamo solamente ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per noi in questi anni. Quindi il fatto che hanno preso una decisione diversa non scalfisce di una virgola il ringraziamento che noi dobbiamo fare con loro. Chiaramente si è aperto un bel buco dalla nostra parte, però direi che per quest'anno l'abbiamo coperto, quindi alla fine dispiace molto, perché tra l'altro era uno sponsor molto attaccato al territorio, un po' come noi, quindi alla fine dispiace. Non si sa mai, speriamo domani che ritorni, però insomma ringraziamo Pizzoli per tutto quello che ha fatto, ma per noi è passato, quindi noi guardiamo avanti. E tutto sommato, a livello economico, è un colpo che siamo riusciti faticosamente a coprire. Riuscirai a rimettere con uno sponsor sulla maglia del Mezzolara? Beh, sai, adesso lì qualcuno si è anche proposto, poi noi siamo un po' presuntuosi da questo punto di vista, vogliamo uno sponsor che abbia delle caratteristiche giuste per noi, quindi al momento partiamo senza sponsor sulla maglia. Non è detto poi che durante l'anno questo spazio venga coperto, però non è vitale per noi in questo momento, quindi cerchiamo uno sponsor che abbia delle caratteristiche che ci piacciono. Il Mezzolara attualmente opera su tre impianti, ricordiamo a tutti: Budrio, Mezzolara e Brunaro. Ultimamente so che noi come Mezzolara abbiamo partecipato al bando anche per l'assegnazione del campo di Vedrana. Avere così tante strutture,
che cosa implica, cioè, anche perché saranno spese, ci saranno comunque lavori da fare, campi da gestire, non è facile. No, non è facile, però per noi è vitale, perché noi abbiamo 15 squadre, 15 squadre con la qualità che facciamo noi, con tutti gli allenamenti che facciamo noi, tre impianti sono saturi. Uno in più a noi farebbe abbastanza comodo, quindi abbiamo partecipato al bando di Vedrana, che in questi giorni si sta chiudendo, quindi non si sa se lo prenderemo o meno, ma ci servirebbe, perché noi già l'anno scorso con alcune squadre andavamo fuori, perché non dimentichiamo che la Juniores avrebbe dovuto giocare sui campi esterni, quest'anno con l'accordo con Molinella va a giocare all'ospedale Monacale, quindi alla fine tre impianti per l'uso che facciamo noi con tutte le nostre squadre, con 3-4 allenamenti settimanali, non sono tanti, quindi se avessimo uno in più non guasta. Se non dovessimo aggiudicarcelo, però insomma faremo come adesso. Chiaro che un impianto in più ti darebbe la possibilità di fare anche qualche squadra in più, quindi nella nostra missione ci può stare. Si parla sempre di più di una crisi di vocazione, tra virgolette, da parte dei giovani ad interessarsi ad un ruolo manageriale, a prendere parte alle responsabilità che una società come il Mezzolara implica. Anche il Mezzolara avrebbe bisogno di qualche figura in più? Ma qualche figura in più a livello dirigenziale sicuramente. La crisi di vocazione dei giovani dal punto di vista dirigenziale ci posso capire, non è divertente fare l'amministrazione, o lo stesso mio ruolo non è divertentissimo, diciamo, perché alla fine però c'è qualcuno che lo faccia, quindi dei giovani, ma noi abbiamo nel nostro entourage qualcuno che potrebbe subentrare o darmi una mano. In questo momento non ci serve, però ci potrebbe essere. La crisi di vocazione dei giovani è un po' più a 360 gradi, credo, che più dell'amministrativo, perché anche proprio dal punto di vista tecnico agonistico, anche lì si potrebbe aprire un discorso che poi ci porterebbe molto lontano, perché oggi forse ci vorrebbe un po' più di mordente, un po' più di vocazione generale, un po' più di tenacia a perseguire le cose, invece oggi forse questo viene a mancare, ma diciamo non solo dal punto di vista manageriale, un po' è una caratteristica delle nuove generazioni questa. Recentemente il sindaco di Budrio è cambiato, Maurizio Mazzanti ha preso il posto. Non è mio parente, lo dico subito. Tuo omonimo. L'ho chiesto in tanti. Non è tuo parente. Però comunque Maurizio Mazzanti ha preso, diciamo così, le redini di Budrio al posto di Giulio Pierini. Questo cambio di fronte pensi che possa fare bene al Mezzolara? Oddio, è chiaro che è una giunta che si è insediata da pochi giorni, quindi è anche difficile fare un discorso di questo tipo. Sicuramente i primi approcci che abbiamo avuto con il nuovo sindaco sono positivi, lui si è dimostrato subito disponibile nei nostri confronti, quindi da quel punto di vista lì problemi al momento non ce ne sono. È ovvio che una società come la nostra, con le esigenze che ha la nostra nel campionato che facciamo, è imprescindibile da una sinergia, una simbiosi con l'amministrazione comunale, un po' col sistema paese. Di questo spero e penso che si vada avanti in un equilibrio che è stato raggiunto faticosamente con le amministrazioni di prima, che non era così semplice, però insomma credo che alla fine non avremo grossi problemi da questo punto di vista. Questo è una speranza, ma anche una sensazione. In passato hai anche fatto l'allenatore, non so se tutti lo sanno, ma tu hai anche allenato il Mezzolara. Se vuoi, raccontaci la tua esperienza da allenatore. Ma allenatore l'ho fatto poco, perché francamente non mi è mai piaciuto, quindi non era il mio mestiere. L'ho fatto per 2-3 anni, ma sicuramente
non ero portato per quel tipo di mestiere lì, quindi ho dei bei ricordi alla fine, perché mi serve molto quell'esperienza che ho fatto anche nei rapporti oggi che posso avere con i procuratori, con gli stessi giocatori, ma anche con le stesse amministrazioni, voglio dire. Se uno non l'ha fatto, credo che perde una parte importante del sistema calcio. Però non era il mio mestiere, non mi piaceva, quindi non potevo andare avanti. Si parla sempre di Mezzolara come società atipica. Atipica perché è amministrata dal punto di vista amministrativo da te, dal punto di vista sportivo da Calzolari, e quindi non è la classica società dove c'è un presidente che detta legge e magari, nel senso, mette anche soldi di tasca sua, però comunque parliamo sempre di Mezzolara come società diversa dalle altre. Secondo te, dopo tanti anni, questa politica è ancora possibile? Paga oppure no? Bah, adesso se trovassimo un presidente lo prenderemo volentieri, questo indubbiamente. Paga. È chiaro che nel calcio poi c'è sempre da avere. Se è una società come quella di oggi, è una società snella, una società che ci si conosce in fretta, le decisioni vengono prese in fretta e hai questo vantaggio. Se poi metti uno che vuole capire, incidere su certe situazioni, chiaramente un po' diverso, quindi sono due società diverse. La nostra è atipica, sicuramente atipica per il campionato che facciamo, quindi dire che sono poche le società strutturate come noi. Però insomma, alla fine finora ci siamo sempre saltati fuori, direi che possiamo farlo ancora. Quindi poi domani, se arriva un presidente tipo il Bologna, arriva un canadese che voglia, noi ci siamo. Un commento sul Mezzolara che sta nascendo, l'arrivo di mister Passiatore, un mister nuovo, parte della rosa che è stata riconfermata. Chiedo anche a te, che tipo di Mezzolara pensi che possa nascere? Beh, il mister Passiatore aveva tutte le caratteristiche che piacciono a noi come allenatori, quindi non è che ci abbiamo pensato più di tanto a prenderlo. Mezzolara che andrà a nascere sarà il solito Mezzolara, da dare battaglia a tutte le partite, da far divertire tutta la gente che lo viene a vedere, una squadra con un'anima. Insomma, alla fine credo che lo scopo nostro sia quello di andare in campo tutte le partite per dare battaglia, sapendo che noi siamo una piccola società contro delle grandi corazzate, questo dobbiamo sempre non dimenticarlo, perché alla fine quando vai a parlare che quest'anno nel stagione ci saranno Forlì, Rimini, San Marino, non so, adesso parlano di Modena, quindi sono di realtà molto distanti da Budrio per tanti aspetti, la stessa Imola, voglio dire, è un paese molto più grande di noi, molto più ricco di noi, quindi noi nella fascia della Serie D siamo una piccola realtà che però è da un pezzo che ci stiamo e ci vogliamo rimanere. Bene, direi che con questa domanda abbiamo concluso questa intervista. Un grazie caro Alberto Mazzanti e forza Mezzolara. Forza Mezzolara sempre. Ciao a tutti.